Grazia, da matrimonio alle Bahamas a un film così impegnativo come Il soffio dell'anima, sì. Come mai? Come è stato questo passaggio? Beh, un'attrice si confronta sempre con i ruoli più lontani tra loro, quindi ho fatto due film di Natale e l'impegno che metto in un film di Natale o che metto in un film come questo, impegnato e drammatico, per me è lo stesso, poi ovviamente ci sono diversi modi di lettura, però insomma spero di essere stata credibile. Questa volta sei con un figo, insomma, ecco, indifferente, peccato sposato, vabbè. Flavio, com'è stato lavorare con Flavio? Lavorare con Flavio è stato assolutamente piacevole, ci siamo aiutati molto, abbiamo fatto delle prove con il regista prima di girare e comunque il regista devo dire che ha amalgamato il rapporto tra gli attori benissimo e ci ha saputo dirigere al meglio, secondo me anche perché è una persona di grande sensibilità. Tu recidi da parecchio tempo? 7 anni. Quindi da tanto, perché sei giovane. Sì, ho 22 anni e recito da quando ne avevo 15, tra alti e bassi ovviamente. Inizialmente lo consideravo un hobby, adesso forse sta diventando un mestiere, ma forse ancora non ne sono sicura. Dove punti? Dove vuoi arrivare? Ma non ho un obiettivo ben preciso, vorrei fare dei bei film che rimangano, diciamo, nelle persone e che diano qualcosa al pubblico, diano dei messaggi al pubblico come questo. Sono assolutamente contenta di questo film per questo motivo, perché è sicuramente un film che lascia qualcosa, che comunque ti fa pensare. Ti voglio fare una domanda un po' da gossip. Tu e Alessandro Mastroianni siete molto amiche, sì. E vi hanno fotografato con lo stesso ragazzo. Come mai? Mi sembra un po' improbabile. Comunque abbiamo un sacco di amici in comune, quindi sai benissimo anche tu che da una foto possono creare un pettegolezzo immane. Tu sei fidanzata? No. Single, felice e contenta? Sì, ho trovato il mio equilibrio da sola. Ciao Starlet.